Sì, speriamo che sulla vicenda annosa ed imbarazzante che riguarda il sito inquinato di Piano d'Orta, quindi del comune di Bolognano, si sia fatta chiarezza in maniera definitiva, si sia messa una pietra tombale, perché il Consiglio di Stato il 23 dicembre scorso ha stabilito che la proprietaria degli immobili e dell'area deve attivarsi per fare tutto il possibile per demolire i manufatti nel più breve tempo possibile. Tutto questo è stato ripreso e confortato anche con la diffida che il Ministero per la Transizione Ecologica il 12 gennaio scorso, quindi parliamo di qualche giorno fa, ha diffidato la società ad avviare tutte le attività prodromiche per la demolizione degli immobili. Quindi speriamo che la società appellante si metta l'animo in pace e quindi si possa ridare sicurezza, si possa ridare in qualche maniera salubrità all'aria e quindi far vedere anche ai cittadini un futuro più roseo, perché i cittadini e i residenti di Piano d'Orta da troppi anni stanno combattendo con un problema ambientale di dimensioni molto importanti. I tempi ci sono i 30 giorni, non sono perentori ma sono ordinatori. Però spero che adesso gli organi competenti insieme al sindaco, che ringrazio per la sua caparbietà e il suo lavoro quotidiano, si metta fretta alla società e quindi non si stia un po' con il fiato sul collo per fare in modo che questa demolizione avvenga nel più breve tempo possibile. Tra i soggetti interessati c'è anche la Procura della Repubblica, che ovviamente farà la sua parte come l'ha sempre fatta.